Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di grammatica di oggi, dedicata all'analisi logica, ci soffermiamo sulla differenza fra predicato verbale e predicato nominale. Allora, vediamo innanzitutto che cos'è il predicato. Il predicato possiamo dire è la parte più importante della frase, infatti è sufficiente un predicato a costituirne una. Esso ci informa sull'azione che il soggetto compie o subisce, o sul suo modo di essere, e concorda con il soggetto in genere, quindi maschile o femminile, e in numero, quindi singolare o plurale. Il predicato poi può essere distinto in verbale o nominale. Allora, adesso vediamo un pochino più nel dettaglio di sviscerare questa definizione. Allora, abbiamo detto innanzitutto che è la parte più importante della frase, quindi è quella su cui la frase si regge. Il predicato è il verbo, ecco. Può capitare anche che ci siano frasi prive del verbo, ma è molto raro, insomma. Ad esempio, non so, ecco, punto esclamativo, quindi tra due persone ci può essere uno scambio di informazioni anche di questo genere, ma si intende che in quel caso le frasi vicine comunque abbiano espresso, insomma, in modo completo quello che sta accadendo, e quindi la singola frase in quel caso non ha il verbo, ma sono casi rari. Oppure aiuto, no? Quindi prestatemi aiuto, in quel caso è sottinteso il verbo, ma ripeto, sono rarità. Il più delle volte il verbo, ovvero sia il predicato, il gruppo del predicato, è proprio quello su cui si regge la frase. Quindi vediamo, andiamo con ordine e partiamo dal predicato verbale. Il predicato verbale è costituito da verbi di senso compiuto, quindi che abbiano un significato compiuto, completo in se stessi, sia attivi sia passivi o riflessivi, e ci dice quale azione ha compiuto o subito il soggetto. Ecco, poi ci sono dei casi particolari, come ad esempio i verbi servili, che sono seguiti dall'infinito e vanno in questo caso considerati un verbo solo con quello che segue, e i verbi fraseologici seguiti da verbi di modo indefinito. Quindi anche in quel caso bisogna considerare un solo predicato verbale. Allora facciamo un esempio molto semplice. La mamma mangia la mela. In questo caso abbiamo solo il verbo mangiare, quindi abbiamo appunto un verbo che in sé ha senso compiuto ed è un verbo singolo. Se però prendo in considerazione una frase come l'idraulico non può venire oggi, abbiamo il verbo potere, che è un verbo servile, e il verbo venire. In questo caso può venire è un gruppo unico, quindi si intende un unico predicato verbale. Questo è il caso appunto, ad esempio, dei verbi servili. Vediamo un esempio con un verbo fraseologico. Se dico Elena sta finendo i compiti, abbiamo come gruppo verbale, come predicato, sta finendo, quindi voce del verbo stare, e, che in questo caso è verbo fraseologico, e voce del verbo finire. Quindi anche in questo caso sta finendo è da considerare un predicato verbale unico. Oppure la mamma continua a cercare la borsetta. Abbiamo anche qua continuare e cercare, ma è un predicato unico. Poi possiamo avere i verbi impersonali seguiti dall'infinito. Bisognava arrivare prima. Anche in questo caso bisognava arrivare da considerare tutt'uno. Ecco, il predicato nominale invece è costituito dal verbo essere seguito da un nome, da un aggettivo o da un pronome, e possiamo dire che indica una caratteristica del soggetto. Il verbo essere, dal momento che lega il soggetto al nome o all'aggettivo che gli si riferisce, viene detto copula, ossia legame, e gli elementi che ne completano il significato sono chiamati nome del predicato. Il predicato nominale è quindi l'insieme della copula, cioè del verbo essere, più il nome del predicato. Quindi se dico ad esempio la Sardegna è un'isola, avrò la Sardegna soggetto, è un'isola, voce del verbo essere, la copula, un'isola, nome del predicato, quindi è un'isola, predicato nominale. Ecco, da notare, da sottolineare che il nome del predicato concorda sempre con il soggetto, in genere e in numero se è costituito da un aggettivo. Ad esempio, quelle montagne sono altissime, quindi altissime, che è appunto l'aggettivo, l'attributo che mi va a completare
il predicato nominale deve concordare in genere numero con quelle montagne, quindi non dirò mai quelle montagne sono altissima, ecco, ma sono altissime, quindi in questo caso femminile plurale. Oppure solamente nel numero se è costituito da un nome, quindi ad esempio il Cairo è una città, chiaramente città è femminile, il Cairo è maschile come nome, ma chiaramente concorda nel numero, in questo caso avendo un nome proprio ovviamente non lo posso modificare. Ecco, il verbo essere non svolge sempre la funzione di copula, ma è da considerarsi predicato verbale in alcuni casi particolari, se ha significato proprio o svolge funzione di ausiliare, quindi ad esempio se significa esistere o anche trovarsi, o se è funzione, se è in funzione di verbo ausiliare, quindi ad esempio nel significato di trovarsi, sono a scuola, oppure sono al lavoro, quindi vuol dire mi trovo a scuola, mi trovo al lavoro, o ad esempio come verbo ausiliare se dico l'aereo è atterrato da poco, quindi il verbo essere in questo caso ha funzione di ausiliare nei riguardi del verbo atterrare, ma sono casi rari, più delle volte il verbo essere nell'analisi logica lo troviamo abbinato appunto ad un nome o a un aggettivo e va a formare il predicato nominale. Ecco, un caso particolare è la cosiddetta frase nominale, ossia accade talvolta che il predicato non sia espresso ma rimanga sottinteso, quindi la frase che è costruita in questo modo si dice frase nominale. È una forma appunto stilistica, ad esempio, frequente nei titoli dei giornali, non so, nubifragio in Valtellina, sottinteso, si è verificato un nubifragio in Valtellina, però di per sé la frase che costituisce il titolo dell'articolo, nubifragio in Valtellina, non contiene nessun verbo, quindi si parla di frase nominale. Oppure domani sciopero nazionale della categoria, eccetera. Domani sciopero si intende per domani è stato indetto uno sciopero, quindi chiaramente i titoli dei giornali per motivi di sinteticità, anche di attirare l'attenzione del lettore, vanno a eliminare proprio il predicato, questo perché ovviamente il senso della comunicazione passa comunque. Oppure nel classico cartello attenti al cane, sottinteso state attenti al cane, fate attenzione. Ok, direi che abbiamo visto quelle che sono le caratteristiche principali del predicato, sia verbale che nominale. Spero che questa breve lezione sia stata di aiuto per dipanare, insomma, i dubbi che spesso gli studenti hanno in proposito. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale.